Buonasera. Allora, buonasera. Centrosinistra, più centrosinistra con Emiliano. Taranto sembra una città purtroppo emilianizzata, schiava di Bari. Beh, quando tu sei stato eletto ti hanno imposto il vice sindaco. Soltanto, no, non mi ha imposto niente nessuno. Non in, è realtà, che in realtà è stata una scelta. Normale, non è che ti hanno puntato una pistola, però ti hanno persone di grande professionalità. E poi ti devo dire che se qualcuno pensa oggi di poter fare delle cose importanti senza gli altri livelli istituzionali è in grave errore. Sì, ma il problema sempre saper collaborare bene e avere anche buone relazioni. Ma la sanità pugliese è fallimentare. C'è da lavorare, no? Un solo OS per il piano. Lavorare noi dobbiamo per il piano del fabbisogno triennale. Devi sapere, tu sei candidato sindaco, Luigi, il candidato sindaco del capoluogo, il sindaco del capoluogo domani diventa anche automaticamente presente alla conferenza dei sindaci, certo, ma non deve genuflettersi a servirsi, cosa che te lo devo dire, hai fatto. No, non sei genuflesso nessuno, io davanti politicamente, alla Madonna, politicamente. Sta parlando. La conferenza dei sindaci ti darà modo, quando diventerai sindaco, caro Luigi, di orientare i bilanci, le scelte strategiche dell'ASL locale, anche i fabbisogni. È lì che un solo OS per Taranto? No, sono numeri ufficiali. Altra cosa, una campagna elettorale ricchissima, sontuosissima la sua, lecita. Tutti 6x3, chi te li paga, lo Spirito Santo? No, li paghiamo noi, li pago io. Chi, così ricco? Sì. Non fare relazioni. Anche tu ne hai fatti tanti, complimenti. Io sai quanto speso, 1500 euro. Tu quanto hai speso? Quel manifesto in Viale Magna Grecia, quanto hai speso? Sono sgradevoli. No, è una domanda. No, io sto parlando di cose, è lecito. Io sto dicendo, le tue spese sono lecite. Tutti pagati in maniera trasparente. E quanto possiamo dire quanto hai speso? Io ho detto 1500 euro. Tu quanto? Sono cose che riguardano la sfera di ognuno. Io 1500, puoi dirlo. Non mi ricordo neanche quanto l'abbiamo accumulato. Forse così tanto. No, senti, quando facciamo i dibattiti televisivi? Sto vedendo molto più di me. Vabbè, sono fatti loro, ognuno risponde della propria coscienza. Noi stiamo facendo il normale. Ecco. E quando facciamo un bel dibattito televisivo? Vediamo, più avanti. Perché io ho tanti argomenti, non lo so voi altri candidati quanti argomenti avete. Io ne ho tantissimi, però non ti devi sottrarre. Biden e Trump hanno fatto ultima cosa e poi ci dedichiamo alle famiglie. E il sindaco, articolo 54 del TUE, il testo unico degli enti locali, ha poteri di emettere ordinanze contingenti per ogni sfollamento, quante ce ne sono? Ascoltami, ti do un suggerimento per quando parlerai con ARPA e ASL, vedrai che avrai bisogno. Quante ordinanze? Ogni volta, una importante, con 60 benissimo. Pagine del TAR. E quanti sforamenti ci sono stati? Attenzione, un solo sforamento. Azioni di ARPA e ASL utili per emettere sul principio dell'articolo 50-54. Quindi sforamenti non c'è, solo uno sforamento rilevante, il resto nulla, tutto a posto. Significa che quelle sono le relazioni che abbiamo avuto. Tutto a posto. Quindi Taranto non ha avuto sforamenti rilevanti. Taranto non ne ha avuti. Poi però leggi l'ordinanza. Taranto non ha avuto sforamenti. E come mai non hai fatto le ordinanze? Perché tante cose, perché una sola? E perché hai ritirato il ricorso al TAR? Tu ed Emiliano l'avete ritirato. No, qua ti sei sbagliato. Non so cosa ti riferisci. Alcuni anni fa, buona campagna elettorale, buona campagna. Buon lavoro, Luigi.